Un duro colpo per chi lavora nel settore dei matrimoni, quello inferto dal nuovo DPCM del 13 ottobre che, per contenere il numero dei contagi in continuo rialzo, vieta almeno per un mese, nell'ipotesi più ottimistica, le cerimonie con un numero superiore ai 30 invitati. Una batosta per tutti coloro che, come Sauro Rondine, la moglie Cesi De Sena, fanno parte delle oltre 50.000 imprese italiane che sono state piegate dal lockdown prima ed ora dal decreto. Gestiamo ristoranti e il lavoro primario per noi è il wedding, i matrimoni detto in italiano, insomma, ecco. E con questa pandemia ci ha frenato moltissimo, ci ha bloccati. Noi per i matrimoni siamo quest'anno a zero, due matrimoni da 20 persone ciascuno, insomma una miseria, vicino ai 100 e più eventi del 2019, insomma, ecco. E così siamo un po' bloccati. Poi tutti gli eventi spostati o annullati, capito? Quelli annullati sono persi, quelli spostati andranno a finire al 2021, però noi in questo periodo dobbiamo continuare a pagare l'energia, pagare il fisco, pagare quello che c'è da pagare, e ci troviamo veramente in difficoltà, insomma, ecco. Abbiamo lasciato a casa 4 persone, proprio a casa, perché non riapriamo. Quelli a chiamata, tutti quelli che girano intorno al catering, che sono quelli che fanno anche altri lavori, però il sabato e domenica vengono da noi a fare il catering, saranno 25 persone, e quelli quest'anno non hanno lavorato, avendo con noi un contratto a chiamata. Se noi non lavoriamo, non li chiamiamo, e automaticamente loro sono a casa, insomma, ecco, senza stipendi. Tutti, diciamo, 40 persone che girano durante l'anno intorno alla nostra attività, fra catering, fra ristoranti e quant'altro, ne hanno lavorato in 10, insomma, ecco. Ma il decreto non guarda in faccia nessuno. Solamente in settimana sono 4 gli eventi annullati dai clienti a causa delle restrizioni, e per i due titolari significano una ulteriore perdita di guadagni che si vanno a sommare al 70% di fatturato perso durante il lockdown. Facendo catering e organizzazioni di eventi si parla sempre di un numero consistente, cosa che quest'anno non abbiamo potuto fare. E quindi è tutto morto. Abbiamo fatto solo 2 matrimoni con 20 persone, ma è più la rimessa, perché noi come catering ci muoviamo una marea di cose, quindi dobbiamo lavorare sui numeri, altrimenti non ne vale la pena. Se io guardo il nuovo decreto che c'è adesso, allora a noi ci penalizza perché non possiamo fare assolutamente eventi né all'aperto né al chiuso, e un matrimonio, ripeto, di 30 persone, quando poi leggo che al cinema 100 persone ci possono andare. Allora io dico: chi ha fatto queste leggi? Perché non usare la testa? Allora io devo fare un evento, ho un matrimonio, un'organizzazione completa, perché non mi chiedi se ho una location o un posto all'aperto che possa tenere 4, 500, 300, 200 persone? No, mi penalizzi anche se ho un posto esageratamente grande? No, io 30, il cinema 100, oppure non so, a uno stadio 1000, cioè è ridicolo, questo che è ridicolo.